Allora, ciao ragazze, ciao ragazzi, scusatemi la faccia un po' sfatta così, ma è tipo 3 giorni che ho mal di testa assurdo, non capisco se è colpa delle treccine che ho fatto in spiaggia o se è proprio il tempo che fa cacare, che non si capisce che cosa vuole fare, che mi fa venire questo mal di testa. E in più sono stanca perché stamattina sono andata a fare lezioni di equitazione, in più ho montato l'armadietto che mi hanno regalato i miei genitori per appunto mettere le cose dell'equitazione. Quindi sono andata con il mio ragazzo a montarlo perché anche se era semplice magari pensavo fosse più complicato e quindi ho chiesto una mano d'aiuto a lui. Niente, sono qui per parlarvi di che cosa? Sono qui per parlarvi del crowdfunding. Ho sentito già parlare di questa cosa da prima. Ne avevo sentito, diciamo, parlicchiare dal video di una ragazza e visto che comunque ne aveva anche parlato Alice Gray e ne aveva parlato anche qualcun altro, ma in questo momento ho un vuoto di memoria, volevo un attimo dire quello che penso. Allora, per crowdfunding si intende la possibilità da parte degli iscritti ad un canale di donare dei soldi alla persona che seguono per determinati scopi. Scusatemi se guardo magari di là, ma c'è proprio io che fa lo stupido e quindi guardo e rido. Allora, quello che ne penso io è la seguente cosa. Il crowdfunding ha un senso su determinati punti di vista, nel senso che ha un senso se, per esempio, io sto creando un canale per aiutare, faccio un esempio, la ricerca contro il cancro, sulla ricerca sul cancro, la ricerca su una determinata malattia e queste cose, allora sì, il crowdfunding ha un senso perché io ti dono anche 50 centesimi barra un euro o comunque ognuno è libero di donare quel che vuole, perché io sto aiutando anche me stessa per il futuro e anche tutto il resto delle persone del mondo. E così sono d'accordo su tutta questa parte di tipologia di crowdfunding, nel senso che finché si fa per una... Scusatemi il buio che viene, ma pare che il tempo cambi. Finché... Allora, si parla di questo genere di crowdfunding, quindi di raccogliere fondi per una buona causa ed una causa, oserei dire, pubblica. Allora, non c'è nessun problema perché comunque come ci sono, faccio un esempio, Telethon o tutte altre queste cose, perché non si può fare un crowdfunding se alcune di associazioni si aprono un canale YouTube per aiutare le persone e comunque anche mettere in video quello che stanno facendo, perché è questo. Parliamo di quello che è il crowdfunding per me più insensato, nel senso che il crowdfunding che fa un... Allora, premesso che ognuno fa quello che vuole, però il crowdfunding fatto per farsi la nuova videocamera, le nuove luci, il nuovo telefono per riprendere, per me non ha senso. Allora, premesso che YouTube c'è per chi ormai ha un lavoro, c'è per chi è qualcosa all'inizio, quindi non si riesce a fare granché. Io vi posso dire che con quello che sto guadagnando per ora da YouTube, forse mi riesco a comprare un fondotinta della Kiko più uno smalto in offerta. Apro e chiudo una parentesi. C'è chi ovviamente ha dei guadagni molto 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 più alti dei miei e delle altre persone che seguo. Nel momento in cui io apro un canale YouTube, lo faccio per darvi ciò che è in mio possesso darvi, nel senso tutto ciò che di meglio posso offrirvi. È ovvio che il mio meglio non può essere mai il meglio di chi ha 300.000 iscritti e quindi ha un guadagno esorbitante rispetto al mio. Quindi posso cercare di migliorarmi piano piano, nel senso che comunque devo mettere dei soldi da parte per poter fare delle cose, anche perché io personalmente non ho un altro lavoro. E quindi non posso
trovare i soldi sotto l'albero per cercare di fare del mio meglio. Anzi, è ancora buono che ho quel che ho, quindi un computer, una videocamera, una fotocamera barra videocamera decente, perché comunque è comunque una Nikon che era di mio fratello, quindi ha avuto un suo costo quando è stata comprata, e comunque ha un'ottima videocamera. Sì, c'è la palla che devo mettere a fuoco manualmente, però pazienza, cioè, ragazzi, io questo fatto che al molti youtuber, in particolare una o due, debbano andare a, come si dice da me, tupuliare nella spalla dei propri iscritti perché hanno bisogno di prendersi la videocamera nuova, la fotocamera nuova, a me non piace, proprio non mi piace per niente. Anzi, io penso che uno, anche se ha 30.000 iscritti, 60.000, 80.000 e vuole comprarsi una cosa, piuttosto si mette da parte i soldi e la compra, o comunque fa delle scelte. Nel senso che faccio il mio personalissimo caso. Ho ricevuto per il compleanno una cifra di soldi. Cosa ne posso fare di questa cifra di soldi? Che faccio? Ne faccio un uso per una cosa che a me interessa o un uso per una cosa che non mi interessa? Io faccio per ora un uso di una cosa che mi interessa, faccio un esempio, oppure me li conservo con la speranza di accumularne sempre di più per potermeli mettere da parte e poi fare qualcos'altro. Ragazzi, io non posso neanche con i soldi che ho raccolto farmi un fine settimana fuori perché, essendo che mi pago tutto da solo, tranne da sola, tranne poche cose, non posso, cioè non riesco ad accumulare tutti i soldi che vorrei, perché se no, se volessi accumulare tutti i soldi che vorrei, dovrei essere tutto il tempo così con la manina sulla spalla di mio padre e mia madre a dirgli: dammi soldi per questo, dammi soldi per questo, dammi soldi per questo, dammi soldi per questo, e poi dopodiché a un certo punto mio padre mi potrebbe benissimo dire: senti, amore di casa, vattene a fanculo e organizzati tu per i cazzi tuoi. Quindi questa è una cosa che, questo è il mio punto di vista, nel senso che finché i soldi si donano per queste, per nobili cause è un conto, finché si devono donare per i capricci di qualcos'altro mi dà fastidio e sinceramente è pure ridicolo che c'è gente che si metta a chiedere soldi per queste cose. È come se vi dovessi dire a voi, faccio un esempio: ah, mi serve, faccio, ovviamente tutto un esempio, ah, io mi devo comprare il cavallo o mi devo comprare la sella nuova perché così riesco a fare dei video migliori sull'equitazione, forza avanti, sganciate la moneta. No, non esiste proprio. Io, se mi voglio togliere uno sfizio di qualsiasi genere, devo pensarci con le mie tasche, anche se voglio migliorare il mio canale YouTube. Io posso fare un crowdfunding nel momento in cui io ti sto dicendo: ragazzi, faccio un esempio, c'è qualcuno che io conosco della mia famiglia o del mio parentato che ha bisogno, perché ha bisogno di fare delle cure, eccetera, eccetera, per questo determinato motivo. Io metto su YouTube, documento su YouTube con tutti i dati di quello che c'è, e allora a quel punto se ne potrebbe anche parlare, perché comunque è una nobile causa, si sta aiutando una persona che ha bisogno realmente, non si sta aiutando una persona che ha bisogno di comprarsi la videocamera nuova, perché così invece di vedere tre punti neri ne vedrete 25.000, cioè parliamone. Quindi niente, questa era semplicemente la mia opinione. Io volevo chiedervi se vi poteva interessare sapere o vedere quantomeno i regali che mi sono stati fatti per il compleanno, ovviamente a parte i soldi perché non ho santo che vedete, però se vi può interessare. Quindi fatemelo sapere, scrivetemelo qua sotto, e se vi interessa sapere come io ho passato la giornata del mio compleanno, fatemelo sapere, che così magari realizzo un video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.